Iniziare con un focus su quello che è il progetto che già questa mattina con il Centro Documentazione e Residenze Reali Lombarde è stato presentato alla conferenza stampa. Quindi Giochi per la Storia, un progetto in corso, è un focus curato da Michele Zini con un commento critico e che seguirà di Rodrigo Rodriguez, che si inserisce proprio nella logica del gioco nel giardino storico. Un gioco però, vedete, particolarmente pensato, ragionato, progettato e adeguato anche alle logiche del giardino così come lo vorremmo. Quindi iniziamo da questo focus contemporaneo e poi vi proponiamo invece una retrospettiva, potremmo dire così, sulla storia del gioco nel giardino e in particolare riguardo a quelli che sono i giardini della Villa Reale di Monza. Maria Rosa, che ha fatto l'idea, Susanna Mantovani, che ha la cattedra di Pedagogia Generale e Sociale alla Bicocca, e per il capo della corsa di laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. Michele è qualcosa di più che un designer, è un progettista molto versato nella progettazione di spazi collettivi e degli strumenti per vivere la vita in spazi collettivi. Io sono un imprenditore collegato al mondo del design. Forse vi può interessare sapere la genesi di questo progetto. Viene da lontano, parte da un fatto negativo derivante dalla diminuzione dei ragazzi, degli studenti che vanno nelle scuole professionali. Problema che in Italia si sente molto, in altri paesi europei anche, tanto che un certo giorno, ragionando sul tavolo del dialogo sociale in linguaggio eurocratico, è un'occasione sistematica di incontro fra l'associazione europea che rappresenta i produttori di un certo settore e il sindacato corrispondente, dialogo sociale del mobile. Che ci accompagnano in questo lungo, ma neanche troppo, perché il tempo sta scorrendo, quindi possiamo dire che siamo veramente un po' nel vivo del tutto il lavoro di premessa che poi ci porterà e porterà la città di Monza nell'insieme, la vita reale, al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. In secondo luogo, i miei ringraziamenti, innanzitutto per l'architetto Marina Rosa e per gli organizzatori di questo interessante incontro. Sono anch'io veramente molto interessata ad ascoltare, poi a vedere, a sentire le relazioni di chi poi prenderà la parola dopo di me. Quello che vorrei rilevare in maniera del tutto così generica è proprio l'elemento che io trovo molto interessante già nel titolo dell'incontro, cioè che richiama a quel mondo fatto di libertà creativa, di svago e in fin dei conti di ozio. Ozio nel suo significato originario, come lo intendevano gli antichi, cioè in contrapposizione al negozium, cioè il non ozio. Quindi l'ozio come componente appunto di libertà creativa, proprio sappiamo che solo successivamente ha acquisito il significato un po' negativo, insomma, del non fare in quanto tale per disinteresse delle cose. No, all'origine indicava proprio lo svago in quanto dimensione di libertà umana dedicata all'intelletto per il puro gusto dell'intelletto, quindi una fase creativa che poi è la premessa anche per la creazione dell'arte, attraverso in questa dimensione in cui la mente, l'intelletto umano si esprime in quanto segue una sua propria natura incardinata nelle proprie corde più profonde, e che è assolutamente giusto, è la base della cultura, poi alimentare e diffondere, della diffusione della cultura, poi prendono forma anche le varie arti. Quindi vedere come
poi questa dimensione trova il proprio luogo di espressione nei giardini, come questi giardini si sono poi adattati, hanno preso forma insieme a questo movimento, questo moto dell'anima e dell'intelletto, sicuramente è interessantissimo da un punto di vista storico, ma anche ovviamente anche psicologico. E poi come va a braccetto con l'arte del creare, del fare e del produrre. Quindi sicuramente due legami, due anelli che si congiungono, e noi siamo in uno dei centri che hanno dato espressione, abbiamo la grande fortuna di accogliere nel nostro territorio dal punto di vista appunto di nostre radici storiche, culturali, oltre che da un punto di vista prettamente di valenza artistica, una testimonianza veramente importante. Grazie di nuovo a tutti voi e passo la parola per gli interventi che entreranno appunto nel cuore dell'incontro. Grazie. Andiamo a questo punto più su un percorso, ecco, riprendiamo un discorso più storico, no? Che come dicevo si riallaccia alle tematiche che abbiamo affrontato e anticipato poc'anzi. Ecco, ci sembrava doveroso riprendere questo tema, che è un tema, ci tengo a dirlo, che abbiamo già affrontato nel corso di due incontri che si sono tenuti, uno nella Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate a marzo, il 7 marzo, quindi in primavera, e un secondo in autunno, il 10 ottobre, all'Arena Civica di Milano. Questi due incontri organizzati in collaborazione con AIAC sono state occasioni proprio per affrontare questo tema del gioco, il loisir, quindi il divertimento, l'intrattenimento nei giardini e la sua evoluzione nel corso della storia. Quindi io oggi andrò a riprendere queste tematiche, cercando poi di portarle in direzione di questo sito significativo che è appunto quello di Monza.